Mi dica. Niente, il borghetto era praticamente il centro storico di Palazzo all'epoca, perché tutta la comunità era praticamente rinchiusa in quel borgo, piccolo borgo, è un paese a parte praticamente il borghetto. Sì, il borghetto. Era comune. Ah sì, una volta era comune. Prima del fascismo era comune, dopo Mussolini ha fatto i comuni come vogliono fare adesso. Infatti io ho un documento del 1861 in cui Vittorio Emanuele II dichiara che Palazzolo Milanese, Palazzolo poteva usare l'epiteto di Milanese visto che chiedevano questa denominazione. Sono i fatti, però sono sempre stati così dall'epoca. Sono stati ristrutturati. Ma è vero che qui c'erano tutte le case con sotto la bottega e sopravvivevano? Certo. Qua c'era, anche negli anni 50, c'erano intagliatori, c'erano falegnami. Questa era la bottega di un intagliatore, ad esempio. Ma se c'è una volta di l'artista era. Questa era la bottega di un falegname. Ok. Questo un tempo era una via che collegava la via la Porta Gelati, che collegava il borghetto. Ok. Questa una volta era aperta.